Sull'assolato altopiano della Nuova Castiglia, incantevole come una visione insperata, ecco Madrid, dagli ampi parchi e dai monumenti imponenti. Oltre le grandi arterie del centro intense di traffico, oltre le piazze nelle quali rivivono figure indimenticabili, la città custodisce nel Museo del Prado gli splendori dell'arte iberica, uniti a quelli che i suoi re mecenati seppero raccogliere da ogni parte d'Europa. La pittura italiana, ed in special modo quella veneziana, vi sono rappresentate da un nutrito numero di opere, che per il loro eccezionale valore sarebbero sufficienti da sole a fare del Prado uno dei musei più importanti del mondo. Il colorismo dei pittori veneti appare già con smagliante evidenza nel quadro della Vergine con il Bambino fra Sant'Antonio di Padova e San Rocco, che il Giorgione dovette dipingere senza terminarlo mentre la morte per colera stava per ghermirlo nel pieno rigoglio della sua vita e della sua arte. Una Maddalena penitente annuncia Paolo Cagliari, detto il Veronese, al quale il Museo Madrileno consacra un'intera sala. È il doveroso riconoscimento ad un artista sommo che nella composizione di queste nozze di Cana, attorno alle figure di Gesù e di Maria, dispone con ardito ma non inconsueto accostamento ritratti di cavalieri veneziani nei caratteristici costumi dell'epoca. Il tema religioso si ritrova in questo Martirio di San Mena. Un'opera giovanile, ma in cui la personalità dell'artista appare già compiuta, è La Disputa. Gesù giovinetto parla ai dottori stupefatti, mentre la Madonna e San Giuseppe stanno estasiati a guardare. Dove l'arte del Veronese raggiunge i suoi più felici risultati è nel Mosè salvato dalle acque del Nilo da alcune dame, che per i loro ricchi abbigliamenti vedremmo invece più volentieri in un calle della Venezia cinquecentesca. Con la Susanna insidiata dai vecchi è invece un tema profano che offre al pittore il destro per una composizione tutta soffusa di una morbida sensualità. L'equilibrio cromatico di questo dipinto si ritrova nell'Adone che dorme adagiato in grembo a Venere. Ai toni argentini ed impalpabili del Veronese, il Tintoretto contrappone il suo amore per i contrasti decisi e a volte violenti. La vigorosa incisività della sua arte è evidente oltre che nel battesimo di Cristo, nel quadro detto del lavatoio, di una potenza e di una grandiosità incomparabile. Il presentimento della tragedia si sente gravare imminente su queste figure, così realisticamente atteggiate nel vasto decoro architettonico dell'ambiente. Del Veronese, di cui si vuole che questo sia un ritratto, il Tintoretto ripete la scena di Susanna, bozzetto risalente al periodo della giovinezza. Aveva 89 anni Tiziano Vecellio quando il Vasari lo vide lavorare a questo autoritratto. Sempre fedele ad una personalità che nella varietà dei temi permane coerente, senza tuttavia ripetersi. Nel Lecce Homo e nell'Imperatrice Isabella di Portogallo, l'arte del ritrattista offre saggi stupendi di naturalezza e di vivacità. Doti che si ritroveranno nella figura della figlia Lavinia trasformata in una maliosa Salomè. La Danae, languorosamente sdraiata a ricevere dal cielo lauree a pioggia, fece scrivere del Tiziano che nella sua tavolozza non trovarono posto le sofferenze, le torture e i sinistri aspetti del male. E la conferma è nel Baccanale, in cui, ispirandosi a Catullo, l'artista celebra in una composizione dall'ampio e potente respiro il trionfo del vino, fra un tripudio di baccanti in una delle quali è riconoscibile Madonna Violante, l'amica del Tiziano. Una nota sensuale è nella Diana sorpresa nel bagno, tra le sue ancelle, dal cacciatore Atteone, che pagherà con la vita la fuggevole visione delle belle membra ignude della dea.
della Venere che si ricrea con l'amore e la musica, la tecnica coloristica ed il lirismo delle figure affiora al ricordo del Giorgione. Il soggetto piacque al pittore, che lo ripetette con una leggera variante, ossia sostituendo al cagnolino un cupido. La dea anche qui è ritratta in tutto lo splendore dell'armoniosa opulenza delle sue membra. Nella sua ciclopica vastità, l'arte del Tiziano abbraccia i soggetti più disparati. Dopo il ritratto del duca di Mantova, Federico Gonzaga, ecco uno dei quadri meglio riusciti del Veronese, Gesù e il centurione. Il volto del soldato implorante è di una espressività perfetta. L'imperatore Carlo V a cavallo è un'opera da alcuni definita della stessa classica importanza del Marco Aurelio Capitolino. L'identico efficace realismo è nel ritratto di Don Alonso de Avalos, marchese di Pescara, che si accinge a passare in rivista le sue truppe. Ed in quello di Filippo II, raffigurato dopo la battaglia di Lepanto, combattuta nel 1571 per la difesa della civiltà occidentale dall'assalto dei turchi. La vittoria doveva purtroppo segnare l'inizio del declino di un regno che al mondo aveva dato i tesori della sua cultura e della sua arte, un superbo patrimonio di civiltà che il valore dei suoi sovrani aveva permesso al mondo cristiano di conservare per l'eternità.